Buonasera a tutti. L'Italia dei servizi pubblici e locali vi dà il benvenuto a questo nuovo appuntamento che vede la realizzazione, come sempre, in collaborazione con la provincia di Torino e con A2R. L'argomento anche questa sera è la gestione dei rifiuti e come questa viene organizzata in Torino e in provincia. E a parlarcene sono di nuovo qui con noi degli ospiti che ormai consideriamo fissi. Quindi diamo il benvenuto a Roberto Ronco, assessore all'ambiente della provincia di Torino. Buonasera. Paolo Foglietta, presidente di A2R, buonasera. Mentre volti nuovi questa sera per noi, per la prima volta ospiti qui in studio, abbiamo Mario Percelsi, il presidente di Seta SPA. Buonasera. Buonasera. E il presidente del consorzio Bacino 16, Pierluigi Avataneo. Buonasera. Buonasera. Nella scorsa puntata noi ci siamo occupati in generale del sistema provincia di Torino e invece nello specifico del consorzio Chierese per i servizi. Oggi invece il nostro protagonista è il consorzio Bacino 16, quindi ci siamo spostati nella zona nord di Torino e andiamo ad analizzare questo territorio che è molto vasto e variegato, ma per farlo vediamo subito il nostro servizio introduttivo che ci racconta qualche informazione in più. Vediamo. Il consorzio di Bacino 16 è costituito fra enti locali ai sensi di legge ed è composto esclusivamente dai comuni che fanno parte dell'area consortile. Persegue nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Il Consorzio di Bacino 16 svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al piano regionale e al programma provinciale di gestione dei rifiuti. È il consorzio di Bacino 16 a detenere le competenze in ordine alla gestione e alla riscossione della tariffa di igiene ambientale. Il consorzio di Bacino 16 è costituito da 31 comuni, serve oltre 250.000 abitanti ed ha conseguito una percentuale di raccolta differenziata superiore al 54%. In studio, presidente Avataneo, quelli che abbiamo visto nel servizio sono delle informazioni, quelli che abbiamo sentito sono delle informazioni un po' generali. Invece lei nello specifico che cosa ci può raccontare dell'attività del vostro consorzio? Allora, il nostro consorzio è territorialmente molto vasto e molto variegato ed ha un numero di abitanti importante. Diciamo che il consorzio in questi ultimi 5 anni si è strutturato in qualche modo per dare delle risposte puntuali ai cittadini per un servizio delicato che li coinvolge fondamentalmente quotidianamente, qual è la raccolta rifiuti. Nel grande lavoro che hanno sviluppato i comuni accompagnati da tutte le istituzioni che in questo percorso, diciamo che siamo passati dal costruire una società che potesse direttamente svolgere il servizio di raccolta e trasporto, strutturare il consorzio per quelle che sono tutte le politiche di governo e attrezzare il territorio anche di una parte impiantistica. Non l'abbiamo fatto direttamente, l'ha fatto il territorio, ma ripeto attraverso ATO, in modo da avere un quadro generale del servizio integrato dei rifiuti che fosse il più possibile completo ed aderente alle necessità quotidiane. Questo percorso che è iniziato, ripeto, 5 anni fa, quindi in un periodo abbastanza limitato e contenuto, è giunto ad un buon punto. Diciamo che tutte le fasi si sono sviluppate, si tratta adesso di adattarlo, limarlo e portare quelle correzioni in corso d'opera che sono necessarie per renderlo decisamente sempre più efficiente e sempre più rispondente a quelli che sono i bisogni di un territorio di questo genere. Grazie Presidente. Presidente Foglietta, invece per quanto riguarda A2R, noi sappiamo essere l'ente che si occupa di programmare e gestire gli impianti di smaltimento dei rifiuti nella provincia di Torino, quindi chi meglio di lei può darci un parere, un suo giudizio dal punto di vista impiantistico del consorzio? Beh, il consorzio tradizionalmente non aveva impianti. Oggi ce n'è uno e questo è già stato un ottimo risultato. La riapertura della discarica di Chivasso è una
soluzione che noi abbiamo perseguito per riuscire ad arrivare all'apertura del termovalorizzatore del Gerbido. Il territorio tradizionalmente non aveva più impianti e gravava sulla discarica di Basso di Stura. Con la chiusura di Basso di Stura, che è stata realizzata nel dicembre del 2009, noi dovevamo riequilibrare gli impianti cercando di arrivare e di traguardare a quello che è l'obiettivo del 2013-2014. Per cui noi abbiamo prospettato la riapertura della discarica di Chivasso attraverso un grande intervento, che era un intervento ambientalmente qualificante. Si trattava di bonificare una vecchia discarica, una discarica realizzata dal comune di Chivasso negli anni 70, mi pare che abbia concluso la sua coltivazione a metà degli anni 70, per arrivare a una realizzazione di un impianto che passava attraverso la bonifica delle tonnellate di rifiuti che senza alcuna protezione, impermeabilizzazione, erano ospitati in questa vasca. E quindi risanamento, riqualificazione e bonifica, realizzando degli spazi che consentono a questo bacino l'autosufficienza per un numero elevato di anni. È un bacino che produce circa 55.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Il fatto che questo sia autosufficiente e possa attendere con fiducia la riapertura della discarica del termovalorizzatore del Gerbido è un grandissimo risultato. Tra l'altro la discarica di Chivasso è stata aperta dopo i lavori che sono stati compiuti attraverso un affidamento che ha visto coinvolto il Consorzio Bacino 16 da un lato e la società SETA poche settimane fa, e quindi è ora operativa come impianto di sistema. Bene, grazie. Assessore Ronco, invece lei che cosa ci può dire della situazione della zona servita da SETA, che è appunto la società che gestisce la raccolta differenziata sul territorio del bacino? Ma, il lavoro che è stato fatto in quest'area della provincia è stato un lavoro importante perché, come sempre, quando ci sono centri di grosse dimensioni, penso a Settimo, penso a Chivasso, il mestiere di chi deve preoccuparsi della raccolta dei rifiuti è un mestiere non semplice. Ci sono grossi contenitori urbani, sono situazioni a volte anche dal punto di vista urbanistico complicate, e quindi il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro ottimo e le percentuali di raccolta differenziata che si sono raggiunte soprattutto in quelle zone difficili sono state importanti. Il resto dei comuni del bacino di dimensioni più piccole hanno raggiunto risultati ancora più importanti in condizioni, come sempre succede, non così complesse. Quindi SETA ha saputo adattarsi bene alle diverse situazioni che ha affrontato. Certamente vediamo con qualche preoccupazione il fatto che il sistema continui a tenere, e probabilmente andando avanti approfondiremo anche le questioni legate alle percentuali di raccolta differenziata che via via negli anni sono state crescenti negli ultimi 4-5 anni. Oggi hanno qualche battuta di arresto, ma probabilmente lo approfondiamo dopo, un attimino dopo. Ne parleremo, esatto. Va bene, grazie. Allora, Presidente Percelsi, continuiamo a parlare di SETA. Ci vuole spiegare qual è il rapporto di SETA con il Consorzio e in generale come vi approcciate a questi numerosi comuni con cui che voi servite? Bene, nei confronti del Consorzio possiamo fare una premessa. Il Consorzio e la SETA sono un po' come due rami di un albero solo, in cui l'albero sono i 31 comuni che compongono il bacino. Di questi 31 comuni, 30 sono anche quelli che compongono SETA. Quindi possiamo dire che abbiamo gli stessi genitori, insomma. E quindi il rapporto, poi, mentre il bacino, come è stato detto, svolge la funzione di governo delle problematiche dei rifiuti sul territorio, SETA è uno strumento operativo che fa ciò che il bacino gli ha affidato, cioè la raccolta e il conferimento dei rifiuti. In passato c'era anche stata affidata la gestione della TIA, della tariffa di igiene ambientale, e dal 1 gennaio del 2009 il bacino ha ripreso a gestire la TIA in casa propria, insomma. Quindi è un rapporto molto lineare, però anche molto chiaro. C'è chi decide che cosa fare e come farlo, che è il bacino, e c'è chi fa
e della seta ciò che è stato deciso. Questo è il nostro rapporto. E come tra fratelli qualche volta si litiga, ma poi ci vogliamo bene lo stesso. Insomma. Questo per quanto riguarda... E quindi è anche un rapporto molto semplice, perché è da uno a uno. Diverso invece è il rapporto con i 30 comuni, no? 30 comuni che sono di dimensioni molto diverse, lo dicevano già prima, c'è un comune da 48.000 abitanti e un comune da 398 abitanti, comuni che sono situati sulla riva sinistra del Po con grande densità di popolazione, comuni invece che sono sulla collina, e il territorio è vasto perché va dalla periferia di Torino fino al confine con la provincia di Vercelli e per quanto riguarda la parte a nord con Torrazza e Verolengo, eccetera. Invece sulla Valcerrina andiamo al confine con la provincia di Asti, quindi è una realtà molto vasta. Dico questo perché poi sono 30 interlocutori con problematiche diverse ed è qui, insomma, quindi la necessità di avere con costoro un rapporto individuale. Teniamo a sottolineare però che è un rapporto individuale, ma a tutti quanti, quindi a 240.000 persone, facciamo lo stesso servizio di base, cioè le 5 frazioni le raccogliamo da tutti, nella grande città e nel piccolo paese, anzi nella frazione del piccolo paese. Fino adesso facciamo così, però questo è stato anche un modo per assicurare a tutti i cittadini di tutto il territorio gli stessi diritti, come ricevono il metro cubo d'acqua, il kilowattora, metro cubo di gas, così ricevono anche il servizio della raccolta rifiuti. Questo ovviamente dopo un po' di anni si sta pensando di rivedere, come diceva prima anche l'assessore, di rivedere questo modo di raccolta differenziata. I rapporti con i comuni sono anzitutto quelli ufficiali delle assemblee, no?